Partita importante, si è giocata a mio parere su un piano tecnico non eccellente, ma su un piano agonistico importante, come sempre succede quando le partite hanno un peso specifico così importante per tutte e due le squadre. Forse in campo si vede una pallacanestro, no? Non da esteti, si vede più una lotta, e in questa lotta noi oggi abbiamo sofferto perché non abbiamo avuto purtroppo la stessa aggressività e intensità, in particolare vicino al canestro. Strano vedere la mia squadra che realizza 60 punti, perché è una squadra che ha un potenziale offensivo importante. Ovviamente quando si fanno 60 punti c'è parte del nostro demerito, ma anche parte del merito della difesa degli avversari, e di conseguenza non voglio stare qui solo a lamentarmi per le nostre percentuali al tiro, sarebbe semplicistico e sarebbe non corretto. L'unica cosa mi viene da dire è che abbiamo lasciato un'efficienza offensiva ai nostri avversari dello 0,7, che sarebbe di per sé molto buona, che sarebbe di per sé eccellente, in particolare quando la giochi fuori casa. Non so quante partite una squadra di pallacanestro riuscirà ancora a perdere lasciando agli avversari un coefficiente offensivo di 0,7. Vero è che noi non è che abbiamo fatto chissà quanto niente, perché abbiamo fatto 0,74. Questo mi viene da dire che gli extra possessi ha fatto un po' la differenza. In effetti noi abbiamo preso il 15% dei rimbalzi offensivi possibili, mentre Pistoia è riuscita, attraverso questa aggressività ed intensità vicino ai canetti e sotto dentro l'area, a prendere il 24% dei rimbalzi offensivi extra possessi, che hanno portato ad un OR più basso, ma a più punti, e alla fine vince chi fa più punti e non chi ha l'OR più alto, e di conseguenza ha vinto Pistoia.